La città dove abita Milena è stata costruita su una griglia simile al piano cartesiano. Milena va in bicicletta dalla sua casa, che è nel punto -3-4, fino al centro commerciale, che è nel punto -3-7. Ciascuna unità sul grafico corrisponde a un isolato della città. Rappresenta i due punti sul grafico e trova la distanza tra la casa di Milena e il centro commerciale. Vediamo. Milena va in bicicletta da casa. La sua casa è nel punto -3-4. Rappresentiamo questo punto. Meno 3 sarà la nostra coordinata x. Partendo dall'origine dobbiamo spostarci di 3 unità a sinistra. Ecco, siamo arrivati a meno 3. Passiamo adesso al 4 che sarà la nostra coordinata y. In questo caso dobbiamo andare 4 unità verso l'alto. Meno 3, 4. Meno 3 vuol dire 3 unità a sinistra e poi 4 unità verso l'alto. La prima coordinata ci dice come muoverci in orizzontale e la seconda coordinata come spostarci in verticale. Ora vediamo dov'è il centro commerciale. È nel punto meno 3 meno 7. Meno 3 è la prima coordinata, quindi in orizzontale, e poi meno 7 in verticale. Ecco qui il punto meno 3 meno 7. Ora dobbiamo scoprire la distanza tra la casa di Milena e il centro commerciale. Possiamo contare i quadretti oppure fare calcoli. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadretti. Possiamo scriverlo? Ma c'è un altro modo. Questi due punti hanno la stessa coordinata x. Infatti hanno entrambi meno 3 come ascissa. L'unica differenza tra questi due punti è la loro coordinata y. Abbiamo più 4 e meno 7. Li vediamo sul cartesiano. Perciò l'unica cosa da fare è calcolare la distanza fra 4 e meno 7. E per trovare la distanza in verticale basta fare 4 meno meno 7. 4 meno meno 7 vuol dire 4 più 7, che fa 11. Giusto, facciamo altri esercizi. Carlos vuole appendere un poster nell'area indicata dal rettangolo rosso. Carlos vuole mettere un chiodo al centro della linea blu. Rappresenta nel secondo grafico il punto in cui Carlos deve mettere il chiodo. Quindi Carlos vuole mettere il chiodo al centro della linea blu. Questa linea blu è lunga 6 unità e il centro è proprio sull'asse Y. Devi lasciare 3 unità a destra e 3 a sinistra. Perciò il chiodo andrà nel punto X uguale a 0 e Y uguale a 4, precisamente al centro della linea blu. Adesso andiamo a controllarlo. Perfetto. Facciamo un altro esercizio. La città A e la città B sono collegate da un treno che ferma in una stazione nel punto -1-3. I binari del treno sono disegnati in blu. Seguendo i binari, quale città è più vicina alla stazione? La città A o la città B? Non ci chiedono qual è la città più vicina in linea d'aria ma la città più vicina alla stazione in base al percorso che fanno i binari. Quindi dobbiamo esattamente seguire i binari. Vediamolo insieme. Partendo dalla città A, se dobbiamo seguire i binari, dobbiamo andare, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità in orizzontale e poi 1, 2, 3, 4, 5 unità in verticale. Perciò in totale sono 11 quadretti. Invece dalla città B sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 unità in orizzontale e 1 2 3 4 5 6 unità in verticale. In totale fa 17. Perciò la città A è la più vicina alla stazione. Ma possiamo anche ragionare con le coordinate dei punti. A è nel punto meno 7, 8. Ecco, lo possiamo vedere insieme nel piano cartesiano e possiamo contare. Quindi da meno 7 a meno 1 in orizzontale sono 6 unità e in verticale da 8 a 3 sono altre 5 unità. Bene, quindi potevi ragionare anche in questo modo, ma in ogni caso non cambia che la città A è la più vicina.